Buon pomeriggio, innanzitutto mi presento, mi chiamo Massimo Renzi, vengo da Senigallia. Personalmente il mio percorso artistico nasce dal lontano 1982, quando a scuola, alle scuole medie, mi insegnava l'allora professore, nonché pittore, artista di Senigallia, Giorgio Ciacci. Da lui ho imparato tante cose. Ciò non ha impedito comunque di entrare in contatto anche con altri pittori, con altri maestri, non per ultimo Pier Giovanni Antici, che mi ha insegnato soprattutto una cosa importante, a saper osservare, a saper vedere, cosa che comunque è in costante evoluzione, anche perché sono partito con una tavolozza completamente piena. Man mano, proseguendo nel lavoro, nella ricerca, sono riuscito ad avere e a ricercare, a ritrovare una sintesi. Una cosa per me molto importante, che è la poesia, cioè trovare la poesia attraverso le mie opere, attraverso i miei quadri. Questo mi ha portato, ecco, ad avere questo tipo di pittura. I francesi la chiamavano un po' la ricerca del ton gris, il tono grigio. Colori tutti composti, colori tutti neutri, non utilizzo mai colori puri se non in qualche colpo di luce. Si può trovare anche in questo dipinto qua, sono tutti colori, tutti verdi sono composti, non c'è un colore che non sia composto dal giallo, dal blu, dal rosso e da quello che può essere chiaramente il risultato finale. Mi chiamo Anna Vasile, dipingo ormai da una vita e questa mostra qui lo testimonia, perché ci sono degli elaborati fatti dal 1974 ad oggi. Ho cominciato con i ritratti, con l'idea di rappresentare un viso o una figura per intero, e poi man mano procedo con la mia creatività. Poi ci sono invece questi altri lavori che sono un po' più astratti, però il mio modo di fare pittura astratta non è quella di Kandinsky, che magari è attento all'emozione che suscita il colore, quindi si esprime con macchie informi di colore. Non è neanche quello di Mondrian, con quelle figure geometriche, rigide, colori primari, perché i miei quadri astratti sono comunque delle ispirazioni alla natura. Questo per esempio è un cactus. Sono rimasta così folgorata dal colore del fiore del cactus che mi è venuta l'idea di fare questo quadro. Oppure, ecco, questo è astratto, ma un po' si riconoscono i fiori. Per questo dico, il mio astrattismo può essere considerato anche un liberty nuovo. Questo era un altro fiore che avevo visto, era un giardino con dei fiori, ma mi aveva colpito un fiore rosso ed è venuta fuori questa composizione che a me piace molto. Nelle mie opere c'è un discorso libero, io faccio quello che sento. Man mano che procedo nella pittura, perché non disegno, vengono fuori queste creature, diciamo. L'ultimo che ho fatto, che è del 2015, che sarebbe il valzer dei fiori, l'ho fatto ascoltando proprio la musica di Tchaikovsky, no? E così l'ho intitolato il valzer dei fiori, che non è un quadro astratto, non è un quadro liberty, ma è un quadro col mio stile. Molte delle mie opere rispecchiano la preoccupazione per le sorti del pianeta provocate dal fare dell'uomo, che ha provocato un stravolgimento del clima che porterà, come tutte le cose nascono, si evolvono, crescono. Così pure l'esistenza, che è una trasformazione continua. Preferisco che quello che voglio dire venga detto dalle mie opere, quindi
lascio la parola ai miei quadri.